Andare? Allora, Marco, un premio che arriva dopo due stagioni fantastiche con il Lecce, la promozione in Serie B, la permanenza in Serie A. Sì, un premio che chiaramente condivido con tutto il mio staff, che sono stati bravissimi, un gruppo di ragazzi che ci mettiamo sempre in discussione, abbiamo sempre voglia di migliorarsi, e quindi chiaramente è anche il loro premio principalmente. Il premio anche della squadra, dei ragazzi che questi due anni, ma specialmente questo anno, l'ultimo anno, hanno condiviso con me il lavoro e che hanno creduto nella nostra proposta, che sono sempre i principali attori di questo. E chiaramente un grazie anche al direttore Corvino, che comunque mi ha dato la possibilità di lavorare sempre nella condivisione e nel lavoro. Mister, ci diceva proprio il direttore Corvino che il divorzio da Lecce è stato un divorzio sereno. E allora aggiungo anche, se chiedo confermi su questa, se Marco Baroni già sa cosa farà da grande. No, ancora no, però è vero, cioè, abbiamo condiviso due anni un rapporto forte, sia professionale che umano, e questo lo sappiamo sia io che lui, che non può essere certamente una scelta, le strade che si separano, questo rimarrà sempre, perché come ho detto prima c'è stata tanta condivisione, c'è stato lavoro di squadra, e quindi da questo punto di vista, oltre a questo rapporto che è umano, che sia da parte mia che da parte sua, ci siamo sempre manifestati, quindi sono d'accordo con questa parola. Mister, ecco, per quello che ci puoi dire, la partita del Verona è vicina? No, guarda, in questo momento sì, però non è una situazione, ma preferisco non parlare di questo. Oggi sono qui a ritirare un premio, come ho detto prima, che è del mio staff e di chi ha lavorato con me. Mister, faccio una domanda al Baroni fiorentino. Che giudizio dà della stagione della Fiorentina? No, allora intanto devo fare i complimenti a Vincenzo, perché, ma io non avevo dubbi. Direttore, ciao, è un allenatore che ha portato idee, una forte identità di squadra. Credo che insomma tutta Firenze e la società sia contenta del lavoro svolto, e veramente faccio i complimenti alla società, alla squadra e al tecnico, perché per me hanno fatto veramente un lavoro importante, ma è anche la proposta di calcio che secondo me è stata importante, quindi da questo punto di vista veramente complimenti. Prima parlavamo con il